spostiamo in Emilia Romagna, precisamente a Reggio Emilia. Pochi soldi, una canzoncio. L'erbazzone. Ciao Tinto, ciao Roberto. Sì, in effetti l'invidia è una brutta cosa, però purtroppo non è colpa mia, mi ci mandate in questi posti meravigliosi. E oggi siamo a Reggio Emilia, nella patria dell'erbazzone. Sapete cos'è l'erbazzone? Una torta salata, che è una storia antichissima. Addirittura ne parlava Virgilio in un poemetto bucolico 2000 anni fa, però noi siamo sul pezzo e oggi ne parliamo con Giuliano e con Ione. Giuliano, allora, si può chiamare una sorta di street food di derivazione della nonna? Certamente sì, si può chiamare proprio una cosa della vecchia resdora, detta... Resdora, che sarebbe un antico detto dialetto reggiano, per dire che era la donna che sosteneva la casa. Cioè, ah, quindi la vera massaia. La massaia, che era quella che decideva cosa comprare, cosa far da mangiare e teneva dietro la casa i contadini. Perfetto, allora tu hai detto, io ne è partita la grande, mi sta sgomitando per fare questa sfoglia, mamma mia. Perfetta. Come deve venire questa sfoglia? Deve essere perfetta, tirata 2-3 mm, non di più. Precisa. E poi facciamo la base dell'erbazzone. Allora, che cos'è l'erbazzone? Okay. Abbiamo detto, è una torta salata. Ingredienti, sì. Partiamo dalle basi, sì. Ovvero dall'impasto. Come vedete, farina, strutto, acqua e sale. Lo strutto ci serve perché è la parte grassa. All'interno invece poi erbazzone vuol dire, cioè proprio ci richiama erba, al tema erbazzone, erba, bietola e niente, viene fatta, come dicevo, nell'antichità veniva chiamato scarpazzone. Come mai? Da dove deriva questo nome? Da dove deriva questo nome? Da questa parte della bietola che era la scarpa e che adesso non viene più utilizzata, viene utilizzata in cucina per fare altre cose, altre meraviglie. E questo pesto di erbazzone che vi faremo vedere può essere anche trattato in altri modi. Poi poi cambia il nome a seconda dei luoghi in cui lo si prepara, è vero, esatto. Giuliano? Esatto. E niente, si prende questa foglia, si mette a sbollentare per circa 5-10 minuti in un'acqua bollente perché si appassisca un po'. Poi si prende, una volta tolta dalla pentola, si unisce il prezzemolo, sì. Nel frattempo stiamo vedendo le immagini di quello che voi fate quotidianamente, esatto. Perché la forma dell'erbazzone più moderna è una forma rettangolare. Esatto. Io ho chiesto alla nostra Ione di farci un po' quello che era l'erbazzone, come lo facevano gli antichi. Esatto. Perché veniva preparato all'interno di un contenitore tondo che si chiamava Sol. Esatto. Raccontacelo. Era al Sol, si diceva al Sol, cioè in dialetto, ed era un contenitore in rame, in poche parole, che si usava a cucinare tante altre cose. E normalmente era di formato rotondo, certo. Perché in casa avevano i fornelli. Non sì. Avevano... E addirittura il forno a legna nelle case qui a Reggio Emilia veniva realizzato in base alle dimensioni del Sol. Più erano numerose le famiglie, più era grande il Sol. Cosa stiamo facendo adesso ora? Adesso sto finendo l'impasto con le bietole, gli aromi. Mettiamo il parmigiano. Sì, però tu hai mancato una cosa, abbiamo detto gli ingredienti. Sì. Blocca sì. Di un secondo. Bietola. Che qui è stata sbollentata, poi è stata unita e tritata con il prezzemolo. Sì. Dopodiché, cosa è stato fatto con il lardo? Si è fatto soffriggere il lardo in una pentola insieme alla cipolla e insieme all'aglio. Il tutto, quando è bello, non ha raggiunto questa forma di cottura, non, importante non bruciare l'aglio. Beh, sì. Si prende una parte di questo pesto, lo si amalgama dentro, sì. Per insaporirlo di più, il che dopo si passa a quel passaggio qua. Cioè il tutto viene buttato dentro una pentola, sì. Viene passato dentro il parmigiano, viene aggiunto il pan grattato per renderlo denso, perché non si può, sennò il parmigiano reggiano sovrapporrebbe tutti i sapori, esatto, per renderlo un po' più asciutto, si usa del pane grattugiato. Okay. Dopodiché la signora vi farà vedere, lo stenderà in questo
soul, diciamo. Sì, un soul moderno, un diciamo, soul dai. Moderno, esatto. Ok, vai, inseriamo esatto. L'impasto. Vai, Ione, che abbiamo i tempi stretti della televisione. Monica, facci vedere il risultato finale di questo erbazzone. Sì. Com'è il risultato finale? Il risultato finale... Qualcosa mi dice che non assaggerei Eccolo prima della qui, pubblicità. Qui, questo è l'erbazzone in versione moderna. L'abbiamo visto, con Monica. Con la forma sai cosa rettangolare. Ti dico, Monica? Sì, assaggialo per no, noi. No, non assaggiare, dimmi, perché Robby. Andiamo in pubblicità. Grazie a Monica Caradonna, torneremo okay, allora per il dolce. Facciamo un aperitivo noi nel frattempo. Va bene.